non sono un sindaco, la mia vocazione è una sola, essere testimone di Cristo. Mi possono arrestare, ma non tradirò mai i poveri, gli indifesi e gli oppressi. Giorgio La Pira diceva questo di sé. Ribadiva la convinzione che la politica non fosse calcolo e furbizia, ma amore per la verità, che è come la luce. Ipotesi di lavoro e l'audiolibro, frutto della collaborazione di Caritas Italiana, Rete Europea, Risorse Umane e Multimedia San Paolo, presentato nelle scorse settimane nella sede della Radio Vaticana. Si tratta di una raccolta di 20 testi di La Pira letti da diversi autori. Nel ripercorrerli oggi emerge un'idea di politica mutuata dai principi evangelici, valori che resero La Pira uomo del dialogo, della carità, operatore di pace nel mondo. Politico di spessore, diede un grande contributo nella stesura della Costituzione italiana. I suoi sforzi nel testimoniare con la propria esistenza il Vangelo, scrive nell'introduzione il Presidente del Senato Grasso, sono il suo lascito più prezioso. Vorremmo veramente che questi principi di come amministrare una città, come amministrare una comunità, fossero condivisi da tutti i sindaci d'Italia. Veramente l'Italia non avrebbe più problemi. Questo sentirsi partecipe delle sofferenze degli altri, impegnarsi per lenire le sofferenze degli altri, gli sfrattati, gli ultimi, i disoccupati, questo suo impegno, questo è quello che dovrebbe essere la politica, la buona politica, la politica con la P maiuscola. Noi auspichiamo che ci sia questo cambiamento, questa innovazione proprio sull'insegnamento di Giorgio La Pira. Siciliano di Pozzallo fece di Firenze la sua città, per ben due volte ne fu sindaco. Difese i lavoratori della Pignone, salvando l'azienda dalla chiusura, requisì case vuote in attesa che si costruissero nuovi alloggi. Veniva chiamato il professore, il sindaco santo, nel 2005 si è conclusa la prima fase del processo di beatificazione. Era un democristiano fuori dal comune, che dialogava con tutti e che aveva in mente un unico traguardo, fondare una comunità mondiale basata sulla logica del bene. Una comunità unita, al di là delle differenze di religione, come spiegava lo stesso Giorgio La Pira. Io sono cristiano e derivo da Abramo. Gli ebrei sono ebrei e derivano da Abramo. È la medesima fonte storica, spirituale, culturale, che non è una cosa così pietistica, è il senso stesso della storia, è la storiografia del profondo. Tutto si può capire di La Pira con la fede, disse il cardinale Benelli ai suoi funerali, il filosofo Antonio Maria Baggio. Dio per lui è amore, e quindi avere la fede in Dio significa alimentare ogni giorno con un amore concreto e dunque anche politico questa fede. È interessante che La Pira presenti se stesso come un mendicante, come colui che va in cerca della verità, che ha bisogno degli altri. In questo modo La Pira rappresenta la radicale insufficienza umana. È bello che La Pira scelga questo per dire: attento, quando arrivi a comandare, tu ricordati che sei anche quello che continua a mendicare. E questa è una politica veramente bella che si pone al servizio e che cerca di essere amore per gli altri.